Buonasera, benvenuti. Posso dire francamente di essere molto felice per tanti motivi. Tanti motivi che adesso vi elencherò rapidamente. Primo motivo è che oggi iniziamo la 16ª stagione dei Mercoledì della Cultura, che stanno diventando quasi maggiorenni, quindi si sono affermati oramai come un'iniziativa stabile e spero attesa nel panorama delle nostre sempre più numerose iniziative culturali dell'Università dell'Aquila, e dimostrando anche una resilienza pari a quella dell'università e anche a quella della città. Io penso che molti di noi hanno ripensato al motto sullo stemma dell'università della città dell'Aquila, in mota manet, dopo una pandemia e il nostro grave terremoto. Diciamo per fortuna che il Gran Sasso non è un vulcano, perché sennò ci poteva andare anche peggio. Secondo motivo di felicità è che rientriamo in presenza dopo diverso tempo in cui abbiamo fatto comunque degli incontri a distanza, che anche con un certo successo, a dire la verità, anche abbastanza frequentati, però chiaramente in presenza è tutto molto più bello. E questa gioia è ancora più grande perché siamo ospitati dalla Libreria Colacchi. La Libreria Colacchi è il cuore della città, una memoria importante di questa città, in questo che non è il palazzo, diciamo, storico della Libreria Colacchi, ma comunque un più che onorevole, no, rifugio da qualche anno. E per questo devo ringraziare i proprietari, soprattutto Giovanni Rotili, che si è dimostrato di veramente molto sensibile a queste tematiche, tra l'altro molto attivo nelle iniziative che vengono fatte qui in libreria. Terzo motivo, ma non ultimo, è che abbiamo oggi l'onore di avere Silvano Fuso. Silvano Fuso, posso dire subito, sgombrando il campo, di essere un fan di Silvano Fuso. L'ho voluto molto perché Silvano Fuso è già molto ben conosciuto nel panorama internazionale perché fa un mestiere bellissimo. Lui è uno dei più importanti divulgatori scientifici in Italia. Un lavoro bellissimo perché è importante ed è, secondo me, basilare nella società in cui viviamo. È autore di numerosissimi libri che sono stati premiati, pluripremiati. Io voglio ricordare soltanto l'ultimo premio, penso sia del 2019, non so se poi sono stati altri, che è il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como per il miglior saggio di divulgazione scientifica. Silvano è un chimico, insegna, anzi oggi ho scoperto che insegnava chimica, perché è appena andato in pensione. Ha fatto anche per un breve periodo della sua vita ricerca in questo campo, ha un dottorato di ricerca, però diciamo la sua passione, la sua vocazione l'ha riservata proprio alla divulgazione, e questo lo dimostra anche quelle che sono le altre sue qualifiche. È anche socio effettivo del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, è membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza di Genova, uno dei più importanti, se non il più importante festival delle scienze in Italia, ed è anche nel Comitato di Redazione di La Chimica nella Scuola, che è l'organo di divisione didattica della Società Chimica Italiana. Ha scritto moltissimo, ha scritto su tanti temi diversi,
Sarebbe stato bello ascoltarlo su molte di queste tematiche, però abbiamo dovuto sceglierne una di tematica, abbiamo concordato e penso che siamo andati anche incontro a quelle che erano esigenze di novità, cioè un tema molto sentito oggi, che è quello delle pseudoscienze, bufale, fake news. Ne sentiamo parlare costantemente sui mass media, molti libri sono in ristampa su questi argomenti proprio in questi giorni, tra l'altro anche un libro dello stesso Silvano. Prima di lasciare la parola a Silvano, se mi permette, volevo fare una brevissima introduzione sull'argomento. Perché parlare di pseudoscienza? Parlare di pseudoscienza ci permette di capire meglio la scienza. È da circa 500 anni che la scienza si è affermata come la chiave di lettura della realtà migliore. Migliore in che senso? Ha dimostrato ampiamente di darci un potere di controllo della realtà come mai nella storia dell'uomo. Ed è anche indubitabile che grazie alla scienza che in molti casi l'uomo ha acquisito un benessere mai raggiunto prima. La scienza, che più che un insieme di conoscenze è principalmente un metodo, si basa fondamentalmente sullo scambio di informazioni. È fondamentale nella scienza scambiare informazioni che sono le ipotesi, i risultati, i protocolli. Quindi apparentemente al giorno d'oggi noi stiamo vivendo in un'epoca che dovrebbe favorire grandemente la scienza, infatti lo fa. Noi scienziati, diciamo, abbiamo rispetto a qualche anno fa, abbiamo dei grossissimi benefici. Se pensiamo soltanto a pochi anni fa in cui non c'era internet, per gli scienziati le cose erano molto più difficili, era molto più lenta la scienza e la comunicazione, la diffusione della conoscenza. Per citare un filosofo che si è occupato di questi temi, Luciano Floridi, oggi possiamo tranquillamente dire che oltre l'atmosfera, la litosfera, l'idrosfera, c'è anche l'infosfera. L'infosfera costruita dall'uomo, carica e ricchissima di contenuti. Noi riusciamo a produrre, lo stiamo facendo anche adesso, tantissime informazioni. Questo favorisce di molto il lavoro degli scienziati e dei ricercatori, però è anche paradossalmente sorgente di parecchie insidie. Insidie che non sono soltanto attenzione per la gente comune, per chi si vuole fare un'idea sugli argomenti, ma che riguarda spesso gli stessi scienziati. E Silvano ci parlerà di queste insidie portandoci degli esempi di come a volte la pseudoscienza o le fake news siano più gradevoli, siano più belle, siano più affascinanti sotto certi punti di vista e riescano a viaggiare più velocemente rispetto alla scienza. Prima di lasciare la parola volevo soltanto dire due motivi per cui questo accade, forse sarà poi Silvano a dirlo e avremo pure modo poi nel dibattito successivo di approfondire questi temi. Una prima insidia è, secondo me è dovuta alla quantità di informazioni. Cioè noi viviamo in un'infosfera in cui c'è una quantità enorme di informazioni provenienti dalle fonti più disparate. Quindi ognuno di noi può rendere disponibile e questo complica parecchio la vita a chi si deve fare un'idea. L'altro motivo importante secondo me è un po' la pigrizia della mente umana, la pigrizia che riguarda anche noi scienziati spesso, perché a volte è comodo saltare subito le conclusioni, no? È un difetto che noi abbiamo, tutti noi abbiamo, però saltare subito le conclusioni
è uno degli aspetti più gravi del metodo scientifico, cioè il metodo scientifico è proprio contrario a questo tipo di atteggiamento, in cui per raggiungere delle conclusioni bisogna avere anche il tempo di confrontarsi e di condividerle con altri. Bene, ho rubato fin troppo tempo e lascio la parola a Silvano, che sicuramente ci parlerà, ci farà vedere molti degli esempi su questi temi. Grazie. Bene, grazie Adriano per questa generosa presentazione. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui, ben trovati. Anch'io ovviamente voglio rivolgere un ringraziamento agli organizzatori di questa serata, quindi a Adriano, i suoi collaboratori dei Mercoledì della Cultura, all'Università e alla libreria ovviamente che ci ospita così cortesemente. Bene, allora Adriano ha già introdotto un pochettino il tema di questa sera e riagganciandomi proprio alle ultime cose dette da Adriano, io vi propongo una affermazione ormai diventata direi celeberrima di Umberto Eco, il quale nel 2015 in occasione del conferimento di una laurea ad honorem proprio in comunicazione aveva pronunciato queste parole, no? Lui aveva detto: i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel e l'invasione degli imbecilli. Qui era andato abbastanza giù duro Umberto Eco, e sostanzialmente però è vero quello che dice. Le nuove tecnologie informatiche, appunto, no, l'infosfera cui faceva riferimento Adriano, ha consentito a chiunque praticamente di divulgare il proprio pensiero. Questo ovviamente non significa che le false informazioni, le bufale non esistessero prima, sono sempre esistite, no? Se si guarda alla storia del pensiero se ne trovano esempi anche in epoche remote. Però oggi sicuramente qualche cosa è cambiato, perché i sostenitori, diciamo, di queste affermazioni pseudoscientifiche, i complottisti, i negazionisti, no, di affermazioni sia scientifiche che storiche, non solo hanno a disposizione dei canali di comunicazione molto più potenti, ma ahimè, come sappiamo, sono riusciti anche a raggiungere determinate posizioni di potere. Pensiamo alla penultima presidenza degli Stati Uniti, no? Dal punto di vista scientifico faceva rizzare i capelli. E c'è un altro aspetto però sul quale vorrei soffermarmi, perché con buona pace, no, di quello che diceva Umberto Eco circa i premi Nobel, ahimè anche i premi Nobel non sono immuni, no, da bufale, fake news, posizioni pseudoscientifiche e quant'altro. E partirei proprio con un esempio abbastanza recente, cioè siamo tutti, no, reduci dalla terribile pandemia da coronavirus, e gli esempi di disinformazione scientifica purtroppo non sono mancati. Molto spesso c'è stato appunto un mescolarsi di affermazioni fondate con affermazioni invece prive di fondamento, e questo sicuramente ha creato molta confusione. Tant'è vero che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di infodemia, no? E l'ha definita proprio come l'abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno. E questa infodemia può presentare dei rischi notevoli, paragonabili a quelli della stessa pandemia. Si tratta magari di specificare subito alcune definizioni, così per capirci meglio.
Molto spesso noi usiamo certi termini come sinonimi, se vogliamo c'è una certa differenza, perché quando si parla di fake news, propriamente, no, l'espressione inglese che significa letteralmente notizie false, si riferisce a servizi giornalistici, sia sulla carta stampata, sia su internet, che contengono però informazioni o false o ingannevoli o comunque distorte. Spesso queste fake news non sono costruite volontariamente, cioè spesso derivano da superficialità da parte dei giornalisti oppure da negligenza. Quando si parla invece di bufale, no, che è l'equivalente, diciamo, italiano del termine inglese hoax, in genere si fa riferimento invece proprio a cose appositamente costruite, quindi a falsi costruiti scientemente e messi in circolazione per motivazioni varie. Infine, le pseudoscienze, che sono, diciamo, l'argomento di cui ci occuperemo soprattutto questa sera, sono quelle discipline che vorrebbero apparire scientifiche, a volte magari vengono considerate dal pubblico non specialista come se fossero discipline realmente scientifiche, senza però averne le caratteristiche. Se si esaminano un pochino più in modo approfondito, ci si rende conto che non hanno le caratteristiche che le vere discipline scientifiche devono avere. In pratica non rispettano, no, quella che è la metodologia tipica della scienza. Cioè, in pratica queste pseudoscienze partono da affermazioni ritenute vere a priori, quindi per atto di fede sostanzialmente, senza che queste affermazioni abbiano mai avuto delle conferme empiriche, delle conferme sperimentali. Il problema, oltretutto, che chi sostiene queste affermazioni fa quell'operazione, no, che in termine inglese si chiama cherry picking, cioè raccogliere le ciliegie, no? Cioè si vanno a ricercare soltanto quelle evidenze, no, che confermerebbero queste affermazioni, ignorando tutte quelle che invece sono in contrasto. E già qui si vede proprio la mancanza di applicazione del metodo scientifico, perché chiaramente un approccio scientifico corretto deve tenere conto di tutte le evidenze, eventualmente poi fare analisi statistiche e quant'altro. Dicevamo che un'altra caratteristica del fatto di non tenere conto delle evidenze empiriche consiste nel fatto che le pseudoscienze sono sempre uguali a loro stesse, cioè non subiscono nessuna evoluzione. Se invece noi guardiamo qualsiasi disciplina scientifica degna di questo aggettivo, questa disciplina inevitabilmente si evolve nel tempo. Le pseudoscienze invece rimangono così, cristallizzate, fossilizzate in loro stesse. Dicevamo prima dei premi Nobel, no, citati anche da Umberto Eco. Il premio Nobel, o Nobel che dir si voglia, è sicuramente uno, forse il più prestigioso in assoluto tra i riconoscimenti culturali, e chi ne viene insignito ovviamente automaticamente acquisisce una grande autorevolezza, un grande prestigio. Tra l'altro siamo reduci proprio dalle assegnazioni recentissime, no, dei premi Nobel, tra cui il nostro grande Giorgio Parisi. Questo premio però non è un vaccino contro errori e castronerie. Purtroppo ci sono stati, no, diversi fisici, chimici, medici e anche qualche letterato che si è avventurato imprudentemente in ambito scientifico, che sono stati vittime di solenni strafalcioni, di solenni cantonate. Prima di vedere alcuni esempi, così aprirei una piccola digressione storica molto rapida, perché c'è una cosa curiosa che forse non molti conoscono. L'istituzione dello stesso premio Nobel nasce da una fake news, e molto brevemente, appunto, volevo raccontarvi questa vicenda perché è abbastanza divertente. Dunque, Alfred Nobel, questo lo sanno tutti, era un grande chimico e industriale svedese che si interessò di vari aspetti della chimica, concentrandosi poi sugli esplosivi.
in uno stabilimento in Germania scoprì che la nitroglicerina, che è un potentissimo esplosivo scoperto per la prima volta da un italiano, si chiamava Ascanio Sobrero, poteva essere stabilizzata semplicemente mescolandola con materiali inerti, perché il problema della nitroglicerina è proprio la sua instabilità, cioè esplode non quando vogliamo noi, ma in maniera a volte assolutamente imprevedibile, quindi i rischi sono notevolissimi. Nobel scoprì che semplicemente impastando la nitroglicerina con materiali inerti, quali segatura, farina fossile e quant'altro, si otteneva un esplosivo molto più maneggevole, cioè che esplodeva soltanto quando lo volevamo noi, e in questo modo inventò quella che divenne nota universalmente con il nome di dinamite. Lui aprì diversi stabilimenti, tra cui anche uno in Italia vicino a Torino. Nel marzo dell'88 un fratello di Alfred, che si chiamava Ludwig, che si occupava anch'egli di esplosivi, saltò per aria nel suo laboratorio e quindi morì, come si dice, no? Per un esperimento sbagliato, citando De André. Ci fu un giornalista francese che equivocò la notizia, cioè lui credette che a saltare per aria fosse stato Alfred Nobel, e pubblicò un articolo veramente feroce su un quotidiano francese in cui c'era un'affermazione di questo tipo: il mercante di morte è morto, il dottor Alfred Nobel, che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili più rapidamente di quanto non si facesse prima, è morto ieri. Quindi tipica fake news. Alfred lesse questo articolo e ne rimase profondamente turbato, perché lui non pensava di avere questa immagine pubblica così negativa, no? Non pensava di essere considerato mercante di morte. Cioè, è vero purtroppo che la dinamite e gli esplosivi possono essere usati malamente in campo bellico, però ci sono anche tante applicazioni pacifiche estremamente utili, e Nobel ci rimase molto male nel leggere queste affermazioni, per cui andò incontro così a una sorta di crisi di coscienza, e per cercare di riabilitare la propria immagine decise proprio di utilizzare la sua immensa fortuna per creare un'istituzione, una fondazione, che avrebbe avuto il compito, no, anno dopo anno, proprio di premiare coloro che avessero realizzato qualche cosa di particolarmente utile per l'umanità. E quindi il premio Nobel, se vogliamo, nasce da una fake news. No, ripeto, mi sembrava una cosa curiosa da ricordare, visto il tema di questa sera. Torniamo invece alla nostra attualità, no, e ai nostri Nobel che prendono strafalcioni. Allora, tornando appunto al periodo in cui la pandemia cominciava a diffondersi a livello mondiale, siamo nell'aprile del 2020, molte testate riportarono le dichiarazioni che il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier aveva rilasciato in un podcast francese. Il podcast è questo qua, si chiama Pourquoi Docteur, e in una intervista a questo podcast Montagnier aveva fatto affermazioni molto pesanti, secondo le quali il virus che ha causato la pandemia sarebbe frutto di manipolazioni. Cioè, secondo lui, in un laboratorio dove appunto si studiavano i virus, si sarebbe creato artificialmente questo coronavirus, accidentalmente sarebbe uscito dal laboratorio e avrebbe creato il disastro che tutti conosciamo. Se entriamo un po' più nei dettagli appunto delle affermazioni di Montagnier, lui affermò: si studiava il vaccino per l'AIDS, la sequenza dell'AIDS è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di fare il vaccino. Quindi, secondo Montagnier, la storia del mercato del pesce è una bella leggenda, no? Cioè, il discorso del salto di specie, no? del virus dai pipistrelli o pangolino che sia, secondo Montagnier non ha fondamento.
Dice non è possibile che sia solo un virus che si è trasmesso dal pipistrello. Probabilmente è questo che hanno modificato, forse volevano fare un vaccino contro l'AIDS utilizzando un coronavirus come vettore di antigeni, un lavoro da apprendisti stregoni si può dire, perché non bisogna dimenticare che siamo nel mondo della natura, ci sono degli equilibri da rispettare. Ora, Montagnier è un virologo e vinse il premio Nobel per la scoperta dell'HIV, no? Il virus responsabile dell'AIDS. Quindi persona assolutamente qualificata apparentemente a parlare di queste cose. Il problema è che queste affermazioni che Montagnier fece appunto nell'aprile del 2020 non trovarono assolutamente consenso dal resto della comunità scientifica. Tant'è vero che pochi giorni dopo, qui è una testata a caso, ma molte altre seguirono l'esempio del Messaggero, dicevo qualche giorno dopo diversi scienziati altrettanto qualificati di Montagnier presero posizione per smentire categoricamente quello che Montagnier aveva affermato nella sua intervista. Tra l'altro, chi è un po' addentro all'ambiente scientifico non si stupisce più di tanto che Montagnier abbia fatto questa uscita così al di sopra delle righe, perché ci sono stati dei precedenti. Addirittura, prima ancora di vincere il Nobel, Montagnier era balzata agli onori della cronaca perché aveva somministrato a Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II, che come vi ricorderete era affetto da Parkinson, diceva aveva somministrato una terapia a base di estratti di papaya fermentata. E questo aveva suscitato moltissime perplessità da parte della comunità medica, perché non c'era assolutamente alcuna evidenza che questi estratti di papaya fermentati potessero essere efficaci nella cura del Parkinson. Poi, anche dopo aver vinto il Nobel nel 2008, ripetutamente ha avuto, diciamo, uscite molto molto discutibili, diciamo, sostenendo cose assolutamente non condivise dalla scienza. Questo è un esempio, no, molto recente, però se guardiamo un attimino alla storia della scienza, noi possiamo trovare numerosissimi altri esempi di premi Nobel che hanno preso delle cantonate solenni. Per esempio, qui ne ho citati alcuni, Charles Richer, che vinse il premio Nobel per la medicina nel 1913, si ostinò fino alla fine dei suoi giorni nel credere all'esistenza dei fantasmi, dei poteri dei medium, quando gli stessi medium erano stati smascherati, al di là di ogni dubbio, come imbroglioni. Tant'è, no, la volontà di credere di Charles Richer negava anche certe evidenze. Oppure, per venire a tempi più vicini a noi, tra l'altro è ancora vivente, James Watson, mostro sacro, diciamo, della storia della biologia, no? Perché insieme a Crick e Wilkins determinò la famosa struttura doppia elica del DNA, per la cui scoperta appunto vinse il Nobel nel 62, ha fatto ripetutamente affermazioni da far accaponare la pelle, tipo ha sostenuto che le persone di colore sono geneticamente meno intelligenti dei bianchi, in un'altra occasione ha dichiarato che la presenza femminile riduce l'efficienza dei ricercatori maschi, quindi affermazioni assolutamente inaccettabili. Pierre Curie, che vinse il Nobel per la fisica insieme a Marie nel 1902, anche egli era appassionato di spiritismo, credeva nelle facoltà medianiche di una famosa medium dell'epoca, Eusapia Palladino, che era stata ripetutamente smascherata perché era un imbroglione Eusapia Palladino. Eppure Pierre Curie fu messo nel sacco da questa ciarlatana. Addirittura Pierre Curie, no, sosteneva che questi fenomeni spiritici avrebbero potuto aprire le porte ad una nuova fisica. Ne citiamo ancora qualcuno, Philip von Lennard e Johannes Stark, Nobel per la fisica rispettivamente nel 1905 e nel 1919,
furono dei sostenitori di quella agghiacciante dottrina chiamata Deutsche Physik. Loro erano molto compromessi col regime nazista, sostenevano appunto la necessità di difendere la fisica tedesca da contaminazioni giudaiche, e le nuove fisiche del Novecento, principalmente la relatività e la meccanica quantistica, che rivoluzionarono veramente la scienza moderna, venivano da loro considerate appunto scienza giudea e quindi disprezzata. Come chimico non potevo non citare Linus Pauling, che addirittura di premi Nobel ne vinse due, uno per la chimica nel 54 e uno per la pace nel 62. Grandissimo chimico, grandissimo personaggio anche dal lato umano, ma aveva anche lui le sue fissazioni. Lui si convinse che dosi massicce di vitamina C potevano rappresentare una panacea nei confronti di molte patologie, dal raffreddore fino ai tumori. Lui stesso assumeva quotidianamente dosi massicce di vitamina C. Addirittura c'è un episodio quasi umoristico, perché un giorno che doveva tenere una conferenza era visibilmente raffreddato, qualcuno glielo fece notare, lui si giustificò malamente dicendo che non era raffreddore ma era un'allergia, perché secondo lui queste dosi massicce di vitamina C avrebbero protetto anche nei confronti del raffreddore. In tutta la letteratura medica non c'è alcuna evidenza che sostenga le affermazioni di Linus Pauling. Per finire, un altro Nobel per la chimica, tra l'altro scomparso un paio d'anni fa, Kerry Mullis, personaggio molto folcloristico, diciamo, con meriti scientifici enormi, perché lui vinse il Nobel per la messa a punto della PRC, che è una tecnica che in campo biologico ovviamente ha rivoluzionato moltissime cose. Nonostante questi suoi meriti, lui si ostinava ad esempio a negare che l'HIV fosse la causa dell'AIDS, affermazioni peraltro pericolosissime, perché chiaramente questo induceva molta gente ad abbassare la guardia per quanto riguarda, insomma, le protezioni. Difendeva l'astrologia e addirittura arrivò al punto, no, di sostenere di aver avuto un incontro ravvicinato con un procione luminescente. Per sua stessa missione Mullis diceva di far uso di droghe, per cui non ci vuole molto a capire quale fosse la reale causa, no, di questo suo avvistamento del procione luminoso. Potremmo continuare, ce ne potrebbero essere tanti altri esempi. Questi esempi che cosa significano? Ovviamente non significano che il premio Nobel non sia una cosa seria, assolutamente, è una cosa serissima, e ripeto, tutti i personaggi che ho citato il loro premio se lo sono meritato. Però significa una cosa, cioè significa che nella scienza non vale alcun ipse dixit, cioè non vale alcun principio di autorità. No, l'ipse dixit era una frase latina che veniva soprattutto riferita ad Aristotele, no? Durante tutto il Medioevo si riteneva che tutto ciò che Aristotele aveva affermato fosse oro colato. Nella scienza ovviamente non ci sono autorità indiscusse, non ci sono guru, non ci sono testi sacri, ma quello che conta è il parere condiviso della comunità, cioè quello che conta soprattutto sono le evidenze sperimentali replicabili da chiunque. Gli epistemologi, diciamo coloro che si occupano di filosofia della scienza, no, chiamano accordo intersoggettivo questa appunto condivisione da parte della comunità scientifica. Nelle pseudoscienze invece, quindi quelle false discipline scientifiche, purtroppo si fa continuamente riferimento all'ipse dixit, che può essere di vario tipo. In certi casi ci si rifà proprio all'insegnamento di qualcuno, per esempio gli omeopati ancora oggi non fanno riferimento alla dottrina di Samuel Hahnemann, che è stato il medico tedesco che ha inventato agli inizi dell'Ottocento l'omeopatia, che ancora oggi è uguale a quella di inizio Ottocento, quindi sottolineo ancora una volta quello che dicevo prima. In certi casi ci si rifà alla tradizione millenaria, ad esempio chi crede nell'astrologia dice sono più di 2000 anni che esiste, quindi qualcosa di vero ci deve essere.
Ovviamente questa non è una buona argomentazione. Spesso si fa riferimento a testimonial, che possono essere personaggi, non so, del mondo dello spettacolo, del mondo della politica o quant'altro, no? Ad esempio, qui ne ho citato uno, il principe di Galles usa i rimedi omeopatici, quindi, però è un quindi che ovviamente non ha nessuna ragione di essere. Come anticipava anche Adriano nella presentazione, però queste pseudoscienze molto spesso trovano credito, trovano popolarità, quindi piacciono. E quindi è legittimo chiedersi per quale motivo incontrano il favore, diciamo, di larghi strati della popolazione. Ma innanzitutto le pseudoscienze si rivolgono molto spesso all'aspetto emotivo, cioè non si rivolgono, diciamo, alle nostre facoltà razionali, ma agiscono a livello emotivo. E soprattutto però soddisfano quelli che gli psicologi, i neuroscienziati chiamano bias cognitivi. Cosa sono i bias cognitivi? Sono praticamente degli errori che il nostro cervello compie, quindi dei costrutti che non sono fondati su un'analisi critica dei fatti, ma derivano da percezioni errate, da percezioni distorte, da pregiudizi o, se vogliamo, ideologie, e vengono spesso utilizzati per prendere decisioni rapide. Se vogliamo, i bias cognitivi sono un caso particolare di euristiche. Le euristiche che cosa sono? Sono sostanzialmente delle scorciatoie mentali, cioè la nostra mente, poi faremo anche qualche esempio, molto spesso si trova di fronte a dover prendere decisioni rapide. E anziché seguire un processo razionale, come appunto fa la scienza, la nostra mente ci porta a percorrere delle scorciatoie che danno sì una risposta rapida, però nella maggior parte dei casi si tratta di una risposta sbagliata. C'è un bellissimo libro che molti di voi magari conoscono, mi sento di consigliarlo caldamente, di Daniel Kahneman. Daniel Kahneman è uno psicologo che venne insignito del Nobel per l'economia, perché i suoi studi hanno dei riflessi in campo economico, sulle scelte economiche e quant'altro. E lui distingue proprio fra pensieri lenti e pensieri veloci. Cioè, in pratica, secondo lui, no, nel nostro cervello coesistono due sistemi: un sistema che ci fornisce risposte immediate a problemi talvolta anche complessi, e un sistema invece più lento, che è quello della razionalità, che è quello sostanzialmente che anche il metodo scientifico segue. Tanto per dare un'idea, no, di queste scorciatoie mentali di cui stiamo parlando, vi volevo proporre un quiz. Magari molti di voi lo conoscono, se qualcuno lo conosce non suggerisca. È un giochino aritmetico banalissimo. Allora, noi abbiamo una racchetta da ping pong e una pallina che complessivamente costano 1,10 euro. Inoltre sappiamo che la racchetta costa 1 euro più della pallina. La domanda che vi pongo è: quanto costa la pallina, rapidamente? 10 centesimi. Ecco, ho sentito, no, diverse persone che dicono 10 centesimi. La risposta è sbagliata, ahimè. La risposta corretta è 5 centesimi. Non preoccupatevi, anch'io la prima volta che ho dovuto rispondere a questo quiz ho sbagliato, e sbaglia la stragrande maggior parte delle persone, questo indipendentemente dalla preparazione culturale, dalle capacità intellettive. È un esempio proprio di scorciatoia mentale, perché formulato in questo modo il problemino ci induce a dare la risposta sbagliata. È chiaro, no, perché la risposta è 5 centesimi, perché se la risposta fosse 10 centesimi la differenza di prezzo sarebbero 90 centesimi, non 1 euro.
Invece la risposta corretta è 5 centesimi è il costo della pallina e 1 euro e 5 centesimi è il costo della racchetta. La somma fa 1 euro e 10, la differenza fra 1 euro. Questo è un esempio banale, ce ne possono essere tanti altri. Ripeto, diversi psicologi hanno sottoposto il quiz a campioni di persone e hanno visto che praticamente quasi tutti tendono a dare la risposta sbagliata. Questo è un esempio proprio di errato ragionamento che la nostra mente ci porta a fare. La nostra mente ci inganna anche a livello percettivo, noi a volte percepiamo la realtà in maniera completamente diversa da quella che è. Uno degli esempi più conosciuti è quello delle illusioni ottiche o illusioni visive, che dir si voglia. Ve ne volevo presentare una che a me piace particolarmente, spero che piaccia anche a voi. Allora, io vi propongo questa figura. Voi dovete fissare lo sguardo sulla crocetta centrale. Dopo qualche secondo, voi dovreste vedere con la coda dell'occhio un cerchietto verde che ruota in senso orario. Lo riuscite a vedere? Ebbene, questo cerchietto non esiste. È una creazione della vostra mente. Tant'è vero che se voi cercate di seguirlo, il cerchietto verde svanisce. Quindi di fatto non c'è. Però ognuno di noi percepisce nitidamente questo cerchietto. È un'illusione, secondo me, particolarmente efficace perché mostra come a volte noi percepiamo chiaramente determinate cose senza che queste cose esistano. Vale la pena anche citare l'autore, è uno psicologo inglese, è abbastanza recente questa illusione, è stata messa a punto nel 2005. Ci potrebbero essere tanti altri esempi. Ovviamente chi conosce bene da tempo remoto queste defiance della nostra mente sono ad esempio gli illusionisti. Gli illusionisti sfruttano continuamente proprio queste debolezze della nostra mente. Io frequento l'ambiente degli illusionisti, sono amico di molti illusionisti, ma ovviamente non sono capace di fare numeri da illusionismo. Però vi propongo un altro giochino, anche questo probabilmente molti di voi lo conoscono già, per far vedere come sia facile sfruttare alcune defiance della nostra mente. Allora, voi qui avete 6 carte, 6 figure. Io adesso vi chiedo semplicemente di sceglierne una e ricordarvela. Non dovete dirlo a nessuno, semplicemente nella vostra mente dovete ricordarvi la carta che avete scelto. Ok? Allora, voi credete di essere stati completamente liberi di scegliere la carta che volevate. In realtà io, adesso vi dimostrerò, ho influenzato la vostra scelta. Ho fatto sparire la carta che avete scelto. Ci sono riuscito? Bene, quindi ho poteri paranormali. Allora, molti di voi avranno già capito, non è un trucchetto di una banalità estrema. Però chi non lo conosce ci casca e rimane estremamente stupito. Uno dice, come cavolo ha fatto a scegliere proprio la carta che ho scelto io? In realtà avete capito, no, qual è il trucco? Cioè le carte sono tutte diverse. Cioè per cui qualunque carta voi avevate scelto, ovviamente nella slide successiva non la ritrovate. Quindi va bene qualunque sia la scelta. Però l'impressione immediata è, cavolo, come ha fatto a pilotare la mia scelta? È banalissimo, però ripeto, l'effetto è piuttosto sorprendente, ok? E mostra per l'ennesima volta come sia facile prenderci in giro. Ripeto, non è questione di capacità intellettive, cioè siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti ugualmente, diciamo, ingannevoli. Ora, questa ingannevolezza, no, delle nostre percezioni si ritrova anche nella storia del pensiero, nella storia, diciamo, di tutti i tentativi che l'essere umano ha fatto per cercare di costruirsi modelli interpretativi della realtà. La famosa fisica o scienza ingenua, per esempio, no, il più antico sistema cosmologico che l'umanità ha saputo creare era il sistema tolemaico, che è un sistema geocentrico, perché l'impressione immediata che noi abbiamo, no, guardando la volta celeste, è di essere fermi e percepiamo invece
tutto il resto dell'universo, compreso il Sole e gli altri pianeti, come se ruotassero intorno a noi. Noi sappiamo benissimo che è una percezione fallace, però siamo dovuti arrivare al 1500 e rotti, quando Copernico, no, si rese conto di questa erronea interpretazione che Tolomeo aveva dato. Ci sono tanti altri esempi, ad esempio, che riguardano la fisica aristotelica. Nella fisica aristotelica si concepivano sostanzialmente soltanto due tipi di moto, il moto rettilineo e il moto circolare uniforme. Per cui siamo, questo è un disegno tratto da un manuale di architettura di metà del Cinquecento, dove si cerca di interpretare il moto di una palla di cannone. E lo si interpreta sulla base della fisica aristotelica, cioè perché si pensa che la palla di cannone descriva un tratto perfettamente rettilineo, poi un tratto circolare e poi un tratto nuovamente rettilineo in verticale. Noi sappiamo benissimo che le cose non stanno così, no? La palla di cannone descrive un moto parabolico, però sicuramente qui giocava anche il discorso del principio di autorità. Siccome Aristotele aveva detto che esistevano soltanto due tipi di moto, si cercava di interpretare tutto alla luce di questi concetti. Qui c'è un'altra foto, un altro disegno analogo, in cui il cannone questa volta spara in orizzontale, per cui si pensava che la palla andasse perfettamente orizzontale per un certo tratto, poi cominciasse a descrivere un moto circolare e poi nuovamente cadesse verticalmente. Fra parentesi, no, questa fisica aristotelica la si ritrova abbastanza spesso nei cartoni animati. Non so se ci avete mai fatto caso, non so, i vari personaggi tipo Willy Coyote, Gatto Silvestro, no? Magari inseguono, non so, Bip Bip o qualche, o chi è, Titti, no? Arrivano sul bordo di un burone, non se ne accorgono, continuano ad andare perfettamente orizzontali, poi quando realizzano di essere nel vuoto cascano verticalmente, no? Quindi praticamente sono aristotelici, se vogliamo. Allora, dicevamo, no, che quando noi dobbiamo dare delle risposte veloci, dimmi tu il tempo, Adriano, non vorrei sforare, ditemi anche voi, quando siete stufi, datemi un cenno. Dicevo, quando la nostra mente deve prendere delle decisioni rapide, molto spesso segue queste scorciatoie mentali. Qualche anno fa c'era stato uno studio interessante condotto da una psicologa di nome Kelleman, la quale aveva preso un campione di soggetti molto particolare, perché era un campione costituito da 80 ricercatori di fisica e di chimica, cioè quelle che si chiamano hard science, quindi le scienze dure, quindi persone abituate a ragionare, no, in modo rigoroso, in modo razionale. Questi 80 ricercatori dovevano rispondere semplicemente con un sì o con un no a delle affermazioni che contenevano spiegazioni teleologiche, cioè spiegazioni finalistiche. Per esempio, gli alberi producono ossigeno perché gli uomini possano respirare. Ovviamente sappiamo che queste interpretazioni finalistiche non sono fondate. Metà dei ricercatori, appunto soggetti all'esperimento, doveva rispondere in un tempo brevissimo, quindi in 3 secondi doveva dire sì o no, mentre gli altri avevano molto più tempo per rispondere. I risultati sono stati abbastanza sorprendenti, perché coloro che dovevano rispondere rapidamente, quindi ben il 29% del gruppo che si trovava in situazioni di stress, perché appunto doveva rispondere in 3 secondi, diceva di sì, cioè condivideva l'affermazione teleologica. La percentuale si abbassava a circa la metà, quindi il 15%, invece per il campione che aveva più tempo per ragionare sopra. Questo dimostra chiaramente che queste scorciatoie mentali, no, che la nostra mente ci propone, emergono
abbastanza prepotentemente, proprio quando dobbiamo prendere decisioni rapide, quindi quando siamo sottoposti a pressione, quando siamo sotto stress. Altre ricerche analoghe hanno messo in evidenza aspetti analoghi, tipo nel considerare animati oggetti inanimati, oppure il fatto che certi oggetti appunto siano stati creati con uno scopo, oppure che recitare preghiere in qualche modo possa modificare gli eventi, eccetera eccetera. Tanto per fare un esempio comune, quante volte ci è capitato, non so, di inciamparci, non so, in un cestino della carta straccia o in una sedia e di arrabbiarci nei confronti dell'oggetto? Cioè, praticamente noi tendiamo ad attribuire intenzionalità anche agli oggetti inanimati. Ovviamente la colpa semmai è nostra, non del cestino contro il quale abbiamo urtato. Per non parlare poi dei PC, no? Quante volte litighiamo con un PC come se il PC avesse, no, una sua intenzionalità, una sua volontà. Questo appunto è il lavoro di cui vi parlavo, della psicologa. Queste cose, no? Cioè queste interpretazioni teleologiche sono emerse prepotentemente anche in occasione della recente pandemia. Per esempio, no, ci sono stati diversi religiosi di varie confessioni, rabbini, imam, eccetera, che hanno considerato la pandemia come castigo divino, attribuendo varie cause, ad esempio al fatto che la comunità LGBT, no, rivendichi i suoi diritti e quant'altro. C'è stato un esempio particolarmente eclatante di un cardinale cattolico ultra conservatore, che è Raymond Leo Burke, il quale appunto aveva sottolineato, no, che questa pandemia è un castigo divino dovuto alla decadenza dei costumi, eccetera eccetera, e poi, ironia della sorte, lui stesso si è beccato il Covid ed è finito in rianimazione. Credo che se la sia cavata, però se l'è vista brutta. Queste cose, se noi guardiamo alla storia, sono sempre capitate. E un caso abbastanza da manuale riguarda la peste manzoniana. I Promessi Sposi ci danno veramente un quadro estremamente interessante. La peste scoppiò circa intorno al 1630, si diffuse dovunque ci fu veramente uno scatenarsi di interpretazioni teleologiche. Anche in questo caso, no, le cause furono ritenute le offese arrecate a Dio per i vari peccati, qualcuno invece incolpava i fenomeni celesti che avrebbero creato delle congiunzioni sfavorevoli per il genere umano, eclissi, comete e quant'altro, qualcuno attribuì la causa ad animali immondi. Ci fu un vero e proprio sbizzarrirsi nel cercare di individuare le cause di questa pestilenza. Ma l'atteggiamento iniziale, ancora più significativo, fu quello di negazione della pestilenza, cosa che abbiamo visto anche in occasione della recente pandemia, no? Quanta gente diceva: ah, il Covid non esiste. E questo purtroppo è sempre capitato. Lo stesso Manzoni ce lo ricorda bene, no? In un brano dei Promessi Sposi si dice: in principio dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche il proferirne il vocabolo. Poi via via febbri pestilenziali, cioè l'idea si ammette per sbieco in un aggettivo, cioè anziché parlare di peste si preferiva parlare di febbri pestilenziali, cioè quasi una sorta di tabù, no? E questo lo riscontriamo ancora oggi, no? Quanta gente invece di parlare di tumori parla di brutto male, cioè c'è questa tendenza a voler esorcizzare. Vai, qui c'è un altro brano di Manzoni, adesso non vi voglio annoiare. Mi avvio alle conclusioni, vai, per non parlare poi della storia degli untori, no? La colonna infame e quant'altro, cose che tutti quanti ci ricordiamo dai nostri studi scolastici. Dicevo, il buon Manzoni, no, amaramente diceva, il buon senso c'era,
ma se ne stava nascosto per paura del senso comune, cioè nel senso che c'era gente che si rendeva conto dei pericoli, della necessità di prendere provvedimenti, però purtroppo queste voci soccombevano di fronte a questo delirio generale. E qualche cosa del genere è accaduto anche recentemente con la pandemia, per cui nasce spontanea la domanda, no? Cioè, che cosa si può fare affinché prevalga il buonsenso, affinché abbia, diciamo, il sopravvento rispetto a questa irrazionalità dilagante. Personalmente penso, no, che l'istruzione, l'educazione, l'abitudine al pensiero razionale sia l'unica strada percorribile. Io personalmente sono contrario ad azioni di censura, cioè secondo me è giusto che chiunque possa dire anche delle fesserie. Però la gente dovrebbe essere, no, sufficientemente preparata culturalmente proprio per comprendere se si tratta di una fesseria o meno. E in questo senso, appunto, la mentalità scientifica, secondo me, può giocare un ruolo importantissimo. C'è una bella frase di Konrad Lorenz, il famoso etologo, no, lì viene ritratto con le sue amate oche, che dice una cosa secondo me sacrosanta. Lui dice: l'umanità impegnata a conquistare la conoscenza di se stessa e del mondo che la circonda ha imparato prima a riflettere, molto più tardi a controllare. E in effetti è vero, no? Se noi guardiamo la storia del pensiero umano, ci si è sbizzarriti nel tentare di costruire modelli interpretativi. Pensiamo ad esempio alla mitologia. La mitologia è bellissima, no? E trova una spiegazione a tutto. È peccato che non ha un fondamento, per cui quello che manca è appunto il controllo. Per cui bisognerebbe, fin dalla più tenera età, proprio abituare la gente a questo tipo di controllo, cioè quindi verificare qualsiasi affermazione prima di accettare per vera. E un'ultimissima cosa, concludo con un brano di Karl Popper che a me sembra particolarmente significativo. È un brano tratto da una famosa opera di Popper, Congetture e Confutazioni, e il buon Popper diceva: una delle componenti più importanti della civiltà occidentale è la cosiddetta tradizione razionalistica ereditata dai greci. Nell'ambito di questa tradizione razionalistica, la scienza è apprezzata innegabilmente per le sue conquiste pratiche, quindi per le applicazioni, diciamo, tecnologiche, ma lo è ancora di più per il suo contenuto informativo e per la sua capacità di liberare la nostra mente dalle antiche credenze, dai pregiudizi e dalle certezze inveterate, e di offrirci invece nuove congetture e ipotesi ardite. La scienza è apprezzata cioè per la sua influenza liberatrice, come una delle maggiori forze che operano in favore della libertà umana. E con questa bella frase di Popper io mi fermerei, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, se ci sono domande credo che abbiamo il tempo. Grazie mille. Molto bene, grazie, bellissima presentazione, complimenti. Apro il dibattito, ci sono domande? Grazie, molto interessante. E approfitto proprio della sua esperienza per chiederle un commento su un caso di pseudoscienza che è di questi giorni ed è abbastanza preoccupante, cioè quello dell'agricoltura biodinamica, che è riuscita ad avere un riconoscimento anche dal legislatore, infrangendo tutte le barriere della razionalità delle società scientifiche, di chi ha scritto quanto fosse pura stregoneria. Dove stiamo andando col buon senso? Purtroppo lei mette il dito nella piaga, è un problema recente, penso che più o meno tutti lo conoscano. Dunque, era intorno al 20 maggio, se non sbaglio. C'è stata una discussione in Senato su un decreto che praticamente equiparerebbe l'agricoltura biodinamica all'agricoltura biologica. In Senato c'è stato un solo voto contrario della senatrice Elena Cattaneo,
c'è stato un astenuto, tutti gli altri, se ricordo bene, 190 senatori hanno votato a favore. Questa è una cosa di una gravità inaudita, perché se si approfondisce un attimino che cosa sia l'agricoltura biodinamica, si comprende che si tratta proprio di stregoneria pura, cioè le pratiche agronomiche, fra mille virgolette, praticate non hanno assolutamente nulla di scientifico e cadono veramente in pratiche esoteriche. La biodinamica era stata inventata da Rudolf Steiner, che era un esoterista sostanzialmente, lui credeva a un sacco di cose magiche e aveva codificato queste pratiche agronomiche. Il fatto che uno dei massimi organi politici italiani abbia votato a favore di questa cosa qua è veramente preoccupante. La povera senatrice Cattaneo in Senato fa veramente i salti mortali, però è una contro tutti. Tra l'altro ne parlavamo prima, è una persona che è molto coinvolta e coinvolgente, cioè lei ci mette l'anima proprio in quello che fa. Adesso tutti quanti aspettiamo con preoccupazione la discussione alla Camera, che ci dovrà essere, penso, fra un po' di tempo. Speriamo che nel frattempo il buon senso di cui parlava il buon Manzoni riesca a prevalere, se no siamo veramente messi male. Molto molto bella, molto interessante, grazie. Non so chi c'era per prima, scusate. Per prima. Ah, sì. Stavo dicendo che al pari di quella decisione del Senato, la conferenza dei rettori ha certo una nota, sì, 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 per condannare, però non so che cioè la comunità scientifica sicuramente cerca di far sentire la propria voce, il problema è che molto spesso la classe politica ignora ciò che la comunità scientifica dice. Prego. A proposito del pensiero lento e pensiero veloce, comunque bellissima tutta quanta l'esposizione, forse la biologia può dare una mano, perché quando si parla di pensiero si parla ovviamente anche del cervello, e il cervello è un organo che la biologia dice si è evoluto assieme con i portatori di questo cervello, no? Partiamo dai gangli dorsali degli insetti, eccetera, eccetera, fino ad arrivare. Il nostro cervello è servito ai nostri antenati per risolvere problemi immediati per tantissimo tempo. Da non moltissimo tempo, da poche centinaia di migliaia di anni, è servito anche per risolvere problemi un pochino più complessi, tipo il accendere il fuoco, mantenere un'abitazione, dove... Quindi... Noi siamo il nostro cervello, e quindi noi, perché noi siamo la nostra mente, siamo il frutto di questa evoluzione. Per cui facciamo la scienza con un cervello che non si è evoluto per fare la scienza. Anzi, fortunatamente, un pochino pochino si è evoluto per fare il pensiero riflessivo, il pensiero lento, ma fondamentalmente è servito alla stragrande maggioranza dei nostri antenati per risolvere problemi di sopravvivenza immediata, e quindi noi stiamo adoperando uno strumento non adeguato per fare la scienza, e infatti è molto faticosa. Per fortuna però il cervello è anche furbo e si autoremunera, per cui chi ha avuto l'esperienza di stare nel mondo della scienza e di realizzare qualche... dice, oh perbacco, adesso sì che sono felice. Perché? Perché quando il cervello riesce a risolvere un problema, e in particolare certi tipi di problemi, si autoremunera con una scarica di endorfine. E il piacere di essere scienziati a quel punto diventa la cosa più sublime che l'uomo possa sperimentare. Grazie per questa osservazione. Io ovviamente non ho avuto il tempo di affrontare queste tematiche, che sono assolutamente affascinanti. Diversi biologi evoluzionisti si sono occupati di queste tematiche, cercando proprio di dare un'interpretazione evolutiva, no, di queste caratteristiche della nostra mente. È chiaro che, come giustamente lei osservava, certe risposte veloci aiutano
la sopravvivenza biologica. Non so, l'esempio tipico che si fa, no? Se l'uomo primitivo vedeva un cespuglio muoversi, automaticamente pensava o alla presenza di un predatore o alla presenza di un nemico, per cui si metteva immediatamente in stato di allerta. Difficilmente pensava a un evento casuale. Questo aumentava la sua capacità di sopravvivenza. Però da qui, ad esempio, nascono tutte le superstizioni, perché noi ragioniamo ancora, no, col nostro cervello primitivo, per cui a volte stabiliamo dei rapporti di causa ed effetto che in realtà non hanno nessuna ragione di essere. Sono temi affascinanti, ci sono dei bei libri. Ad esempio c'è quel bel libro di Pievani, Girotto e Valortigara, che si intitola Nati per credere, che mette proprio in evidenza tutti questi aspetti evolutivi. Quindi la ringrazio per la sua osservazione, quanto mai pertinente. Sì, aggiungo forse a questo un'altra connotazione biologica, che diciamo il pensiero veloce scatta nel momento in cui tu vedi delle cose ripetute, nel senso che la causa-effetto viene immediatamente attivata nel momento in cui quell'azione tu l'hai già vista tante volte. Quindi anche questo è il motivo per cui molti di noi non accettano le novità immediatamente. Sì, è un principio di induzione sostanzialmente. No, quindi c'è una cosa completamente nuova, la prima reazione che c'è è quella di non accettare. Assolutamente, anche questo contribuisce. Alice? Buonasera, allora intanto grazie. Io più che una domanda in realtà avrei una riflessione, perché da matematica a volte faccio un po' fatica a digerire certe cose, però sempre a riguardo di questo pensiero lento e quel pensiero veloce, io sono un po' scettica sul fatto che sia una questione biologica, ma perché penso agli esempi che si fanno spesso e sono legati alla matematica, tipo quella della pallina da ping pong, ma anche se io chiedessi adesso se è più grande 10 per 0,5 o 10 diviso 0,5, in 30 secondi cosa mi rispondereste? Vabbè, adesso. Cioè la moltiplicazione viene da rispondere, quindi è più legato secondo me a una questione culturale, cioè di come sei stato educato a percepire certi stimoli. Infatti molto spesso i riferimenti a questa cosa sono rispetto alla matematica, che viene insegnata in maniera molto intuitiva, fra virgolette. Quindi secondo me potrebbe essere interessante, adesso quel libro non l'ho letto, lo devo assolutamente leggere, però credo che sia interessante anche andare a studiare se veramente è solo una questione biologica oppure se è un qualcosa dovuto, non so se culturale o legato all'educazione che ci viene data, perché secondo me questi riferimenti spesso alla matematica mi fanno pensare che siano più dovute a misconcezioni che ci sono nel campo della matematica piuttosto che a cose che vengono istintive. Però, sì, sì, no, è plausibilissimo quello che lei dice. Io ho fatto un esempio così aritmetico, ma ce ne sono tanti altri magari che non necessariamente riguardano la matematica. Il problema della matematica è un problema molto interessante. Io ne avevo parlato tempo fa con la professoressa Daniela Lucangeli, che probabilmente lei conosce, no? Lei è una psicologa, però si è occupata molto di questo. Lei mi diceva una cosa interessante, lei diceva, cioè mentre l'educazione linguistica parte molto precocemente, perché i bambini piccini, cioè una delle prime cose che devono imparare è proprio a parlare, a comunicare, eccetera, lei diceva che l'educazione numerica comincia tardi, praticamente comincia quando i bimbi vanno a scuola. Lei attribuisce certe difficoltà nei confronti della matematica proprio a questo gap educativo, quindi questo va nella direzione che lei sosteneva. Sicuramente anche l'aspetto culturale ha i suoi effetti, e su quello sicuramente penso che ci sia ampio spazio per lavorare. Però c'è anche probabilmente proprio un fondo biologico, perché ripeto, sono frequenti gli esempi matematici, però ci sono anche altri esempi, cioè anche le illusioni percettive non è che siano strettamente legate a quello. Grazie a lei. Sono altri interventi, curiosità?
La ringrazio anch'io molto, ti ringrazio molto per la presentazione. Una questione, visto che prima hai parlato appunto del Senato che vota 190-1, cioè, qui si pone poi il problema di scienza, educazione in un paese democratico, nel senso che uno può dirti, vabbè, ma siamo in un paese democratico, perché devono comandare quei 5, 10, 20, 1000 scienziati di fronte al Parlamento eletto dal popolo? Cioè, chiaro, la questione è, se l'educazione scientifica fosse diffusa, i rappresentanti del popolo voterebbero probabilmente in un modo diverso. Questo non è. Quindi qui viene un nodo centrale, perché nei paesi non democratici non è un problema, la scienza fa quel che dice Lysenko nell'Unione Sovietica, ci si ricorda, no? Quello che è. Ma in un paese democratico, di fronte a questa situazione, cioè adesso speriamo che la Camera dei Deputati rinversi, ma è un problema importante, adesso non voglio che tu risolva questo problema, è un diciamo problema che cruciale. Per un divulgatore credo che sia una cosa sulla quale forse hai riflettuto più di tanti di noi. No, è verissimo, cioè i rapporti di scienza, politica, società, cioè, sono cruciali. Personalmente io ritengo che la politica è giusto che venga gestita dai politici, io non sono per un governo di tecnici, cioè, la scienza deve fornire conoscenze, però poi la scelta ultima deve essere di tipo politico. Ricadiamo nel discorso chiaramente della educazione, dell'innalzamento culturale, è un circolo vizioso, perché noi abbiamo una classe politica che soprattutto in ambito scientifico è profondamente ignorante, cioè se si vanno a vedere anche le lauree, sono pochissimi i parlamentari che hanno una laurea di tipo scientifico. La stessa, diciamo, impreparazione c'è a livello di popolazione, per cui si crea un circolo vizioso. È chiaro che se si diffondesse una maggiore alfabetizzazione proprio scientifica su periodi lunghi, anche probabilmente la classe politica migliorerebbe. Sono problemi estremamente complessi, nessuno ha la risposta, la verità in tasca, però sono problemi importantissimi, perché poi determinano proprio le scelte, la direzione che un paese imbocca. Grazie, ci sono altri interventi? No, allora possiamo avviarci alla conclusione. Allora, intanto vi invito a leggere i libri di Silvano, perché oltre a essere scritti in maniera molto rigorosa sono veramente molto belli da leggere, sono troppo ben scritti. Buono, e volevo finire con la domanda cruciale per noi educatori, diciamo, per noi che entriamo nelle aule e dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi non solo le nozioni ma anche che cosa significa la scienza. Abbiamo avuto anche Marco Ciardi, che tu conosci benissimo, che ha parlato proprio di questi temi, tra l'altro dell'educazione scientifica. Quali consigli ti senti di darci, nel senso, su quali aspetti dovremmo lavorare di più anche a livello accademico? Sì, ti ringrazio per la domanda, perché è un tema al quale sono molto sensibile, giusto con Marco Ciardi ne discutiamo molto spesso e ci troviamo su posizioni molto vicine. Vi rispondo con un'affermazione di Piero Angela, che secondo me è molto significativa. Piero Angela dice, nella scuola italiana si insegnano le scienze ma non la scienza. È vero, cioè nel senso che si dà ampio spazio ai contenuti disciplinari, ma si trascura molto proprio l'aspetto metodologico, che è quello più importante proprio a livello, no, di popolazione generale. Voglio dire, i contenuti disciplinari è giusto, no, che siano approfonditi dagli specialisti.
che si occuperanno di quella specifica disciplina. Però le basi metodologiche proprio della scienza, quello che si chiama metodo scientifico o metodi scientifici forse, perché magari non esiste solo uno, dovrebbe essere patrimonio di tutti, cioè dovrebbe proprio far parte della formazione di base. E questo consentirebbe proprio alle persone, no, di discriminare tra ciò che è scienza propriamente detta e ciò che è pseudoscienza. E quindi in questo senso secondo me c'è un ampio lavoro da fare, e in questo appunto io concordo pienamente con Marco, che è uno storico della scienza. L'approccio storico può essere assolutamente utile, perché vedere, no, come certi concetti, certe idee scientifiche si sono evoluti nel corso del tempo permette veramente di capire come funziona la ricerca scientifica. Invece un insegnamento, diciamo, dogmatico, no, che ne so, si parte con principi della dinamica, primo principio, secondo principio, fa perdere, no, tutta una dimensione che è fondamentale per la comprensione proprio della metodologia della scienza. Ti dà un'idea di dogmatismo, nel senso, infatti, infatti, per cui educativamente è un pessimo servizio che si fa ai ragazzi. Poi hai detto tu una cosa molto bella: le scienze vanno avanti, cambiano, le pseudoscienze rimangono, esatto, sempre fisse. Invece questo noi, con queste nozioni, sembriamo dare un'immagine della scienza che statica, è quella dogmatica. Esatto, esatto, quindi c'è tanto lavoro da fare in questo senso. Va bene, penso che sia stato un incontro molto stimolante, ringrazio ancora. Grazie a voi, grazie. Ivano, noi con i mercoledì della cultura torneremo il secondo mercoledì del prossimo mese, credo questa volta a distanza, con la fisica. Grazie a tutti e buona serata.